Io non sono quello che sembro, ma so quello che valgo. I protagonisti di questa storia sono morti a causa mia. Quando mi arrestarono, l'ultima cosa che dissi fu: signori, non chiedetemi più nulla. Quel che sapete, lo sapete. Da questo momento non mi caverete più una parola di bocca. Ma poi... E per la bella lady appena arrivata da Londra, un bel piatto di pesce. Grazie, ma non ho ordinato per... Oh my God! Sarde in saor, lady. Sarde in saor? Sì, sarde saporite in veneziano. Appena pescate, fritte con tanto di occhi, squame, budella... No, no, non mangerò mai budella, squame, occhi di pesce. Voglio una bistecca, subito! Abbassi la voce, lady. Le ha cucinate la mia signora e la mia signora è suscettibile come un marinaio di 130 kg con tanto di barba, baffi e tatuaggi. Adesso che ci penso, lady, assomiglia anche abbastanza a un marinaio di 130 kg con... Voglio una bistecca! Lady, perché i rosbi? Con le patatine? No. La mia signora quando si offende picchia. Picchia? Sì, come tre turchi ubriachi. Giusto l'altro giorno lady ha spezzato braccia e gambe a un povero gondoliere che non voleva finire le sue sarde in saor. Questo è l'inferno? No, questa è Venezia, lady. Ah, Billy me la pagherà. Billy, lady? Sì, Mr. William Shakespeare. Mr. William Shakespeare? Sì. Mr. William Shakespeare, noto autore di teatro che tu sicuramente non puoi conoscere. Che luce viene da quella finestra? Essa è l'Oriente e Giulietta è il sole. Sorgi, o bel sole! Ma job! Essere o non essere, questo è il problema. Cos'è più nobile? Soffrire nell'animo per i sassi e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna? O impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Morire? Dormire? Niente più. Parole straordinarie, lady, straordinarie! All'inizio però erano parole mediocri, sono state rese così straordinarie dal mio personale unico, non riconosciuto, tocco femminile. Oh, lady, ma lei conosce veramente Mr. William Shakespeare? Certo, sono la sua personal assistant. Eh? Sono la sua personal assistant, io sono la sua ricercatrice personale, la sua correttrice di bozze, la sua assistente, pensa all'occorrenza anche la sua collaboratrice domestica. È lui che mi ha mandato qui perché vuole raccontare una storia su Otello, ne vuole fare uno spettacolo di teatro. Lady, io devo farle una confessione, lady. Allora lady, io mi faccio 10 giorni di carrozza, mi giro tutte le peggiori bettole di Venezia e cosa scopro? Che Otello è morto. Ma questa, lady, questa è la... È la giacca di Otello. Sì. Ma lei come Mister ha fatto? Mr. Shakespeare è fissato con questi oggetti, dice che danno un tocco di realtà alla finzione teatrale. Beh, lady, come le dicevo, io... Allora io mi metto alla ricerca della donna che ha causato tante pene d'amore, Desdemona, e cosa scopro? Che è morta, pure lei! Dico, ma ce ne sarà rimasto uno vivo in questa storia? Sì, lady, io! E come le dicevo, lady, io sono un attore, ma allora non io sono. Mi metto io... alla ricerca del padre di Desdemona, Brabanzio. Brabanzio, sì! Ah, in realtà io però non sono proprio un attore, E cosa scopro? Che è morto! Oh. Gli è venuto un infarto!
quando ho scoperto che la sua unica figlia aveva sposato un nero. Sa, piuttosto che attore, io direi un allora buffone. Io cerco, e finalmente ne trovo uno vivo. Sì. Michele Cassio. Sì. È vivo, ma è sotto shock. Cieco, zoppo in una gamba, e io passo il tempo a scappare dalle sue stampelle che mi lancia addosso senza che io riesca a fargli neanche una domanda. Ora io incomincio a pensare che questa storia porti male. Lady, io ero il buffone al seguito dell'esercito di Otello. Ora io chiedo una bistecca. Oh no. Di Rosby. No. Ma non la posso avere. No. Perché quel marinaio che è sposato di 130 kg coi baffi si offende se lo mangiamo le sue sardine. Sorte, Lady, sardine, sor. Specialità della casa. Aspetta. Hai detto un buffone? No, un buffone, Lady. No, il buffone personale di Otello, Lady. Sì, e lei deve sapere, Lady, che Otello non era un nero qualsiasi, no. Otello era, come dire, Lady, Otello era un nobile nero, e se non fosse stato per il suo amore per la bella e gentile Desdemona, non avrebbe mai rinunciato alla sua condizione libera e vagabonda. Amore per la gentil Desdemona pare l'abbia strangolata in un letto matrimoniale. Lady sa, e quando si ama e basta, non succede niente. Ma quando si ama troppo, alle volte si uccide. Briciole. È per questo che io non ho mai ucciso la mia signora, Lady sa. Non la amo abbastanza. Non bevo vino. Dimmi tutto quello che sai. Scriva, Lady. Io ero amico di Otello, amico intimo, sa. E quando su di lui calava un umore cupo, e mi creda, succedeva spesso, lui mi faceva chiamare, faceva... Alvise, vieni, usa il tuo talento su di me. E io, in fede mia, Lady, mi dimenticavo chi ero di questo posto della mia signora. Bene, voglio incontrare... tutti quelli che sanno qualcosa. Lei è fortunata, io conosco tutto e tutti qui a Venezia. Mi consideri il suo servitore e io farò tutto quello che vorrà. Voglio andare ai piombi. Ah, alle prigioni. Sì, pare lì ci sia un certo Iago. Curiosamente non è ancora morto e questo a Mr. Billy non piacerà. Ah, no, se le cose stanno così, Lady, le porto subito al conto. Ma mi hai appena detto... So quello che ho detto... e sono pronto a rinnegarlo, anzi, quello che ho detto sia per non detto. Voglio andare da Iago, dammit! Non conti su di me, Lady. Iago è un uomo troppo pericoloso. Ma è un uomo in prigione! Un uomo in prigione. Neanche la prigione può impedirgli di usare le sue armi, Lady. Di quali armi, Cianci? La parola. L'ingegno, armi che Iago ha sempre con sé e che nessuno potrebbe portargli via, a meno che non gli si tranci la lingua o non gli si succhi via il cervello dall'orecchio, insomma. Portami da lui. No. Portami sono da lui. Sono irremovibile. Portami da lui. No. Lady, portami no. da lui. No, e comunque sarebbe impossibile, perché... Beh, sarebbe possibile portarla da lei, da lui, dico, ma lui non parlerebbe, perché da quando è stato incarcerato non parla con nessuno. Con me parlerà. No. Con me parlerà. No. Con me parlerà. No. E badi, che non mi convincerebbe nemmeno quel marinaio di mia moglie. E dunque, tu vorresti fare l'attore? E io potrei parlare di te a Mr. Shakespeare. O Mr. William Shakespeare in persona? Sì, potrei... non so, chiedergli di darti un ruolo. Un ruolo? Sì. Un ruolo? Un ruolo importante in questa storia che tu conosci così bene. E chi mai potrei fare? Io sono un bravo attore. Tuttavia, non riuscirei forse a vestire i panni di quella serpe. Non pensavo a Iago. Allora chi? Ah, Cassio, il luogotenente di Otello, sì, ma... No, ma io per natura sono più intelligente. Cassio era un bell'uomo, ma era assolutamente stupido. Era l'ultimo dei buffoni di Venezia. Allora Otello!
Otello? Otello! Otello, lei... Otello, Mr. Shakespeare ne rimarrà entusiasta. Alle prigioni! Alle prigioni. Alle prigioni. Si fermi qui, Lady. Si fermi qui, potrebbe essere pericoloso. C'è una persona per te. Potrebbe essere pericoloso. Fermati qui, potrebbe essere pericoloso. Non so se l'hanno avvisata. Io sono Lady Mark. Mr. Shakespeare, noto autore di teatro, vorrebbe fare... Prego. Vi stavo dicendo, sarei molto felice se lei volesse... Dunque, quest'uomo davvero non parla. Ed è meglio così, Lady, perché le sue parole sono come bava di ragno che imprigionano, avvolgono. Andiamocene, Lady, andiamocene. Oh, guardalo. Deve essere giustiziato fra due giorni ed è sereno come un bambino. Potrebbe iniziare a tessere la sua tela da un momento all'altro, Lady. Ma è solo un uomo in catena. Un ragno! Un ragno a caccia di una mosca da divorare, semmai. Andiamo. Oh, Lady... Lady, io so come fa, sa. Prima lascia cascare un paio di parole gentili, quasi per caso, magari un baciamano. Poi gira intorno alla sua preda e la carezza con parole sdolcinate e quando la sua vittima è inebriata, scatta la trappola! Lui, che è il tuo peggior nemico, si maschera da migliore amico e per mano ti conduce verso la morte. Andiamo via. No, Mr. Shakespeare impazzirà per un personaggio del genere. No, non lo sottovaluti, Lady. Gli sono bastate poche parole per convincere il vecchio Brabanzio, che amava più di qualunque altra cosa la sua unica figlia Desdemona, a ripudiarla senza pietà. Brabanzio! Per tutti i santi del paradiso, svegliatevi! Un nero dell'Africa, un moro, si sta sposando in segreto la vostra candida figliola! Presto vi dico, prima che il diavolo vi faccia nonno! Bastarono queste mie poche parole per ripudiare Desdemona da casa sua. Ora, se c'erano già problemi in famiglia... Guardalo qua! L'onesto Iago che ha tanto a cuore l'onore dei Brabanzio! Com'era? Brabanzio, per tutti i santi del paradiso, svegliatevi! Bava di Alvisa, aspetta! Sono qui a farvi un favore e lui mi dà del bugiardo? Ma che brutte persone! Alvisa, aspetta ma un attimo! Lady! Aspetta! Lady!
Dunque la sua voce ha trovato libertà. O qualcuno gliel'ha ridonata. Lady? Margaret. Margaret, nome incantevole. Oh, vi ringrazio. Come gentile. Le parole gentili, Lady. Ma molto più incantevole, ecco lei che lo porta. Eccola, 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 eccola. Il baciamano, lo sapevo. Posso? No. Lo sa Margaret che i suoi occhi sembra che invitino e sfidino la provocazione? Su, via. E la sua bocca sembra dardallarmi all'amore, ecco. Lo dite ma non lo pensate. Voi donne siete delle modelle quando camminate per strada, delle gatte selvatiche quando siete in cucina, delle sante quando ci offendete e dei diavoli quando vi offendiamo. Che screanzato. Dunque voi volete scrivere la mia storia? Assolutamente. Siete pronte a scrivere la verità? La verità? Lady, le sue sono soltanto menzogne. Ma Margaret, questo buffone dice che mento. Vi prego, Lady, convincetelo a rimanere, di modo che possa smentirmi e correggermi ogni volta che lo riterrà opportuno. Io ascolterò entrambi e poi alla fine deciderò. Mi sembra una soluzione perfetta. Quindi, buffone, tutto nelle tue mani. Esci da questa prigione e tutti si ricorderanno di me come l'onesto Iago. Resta e forse si parlerà di me come un infame. Forse. Questi sono due merli. Il buffone è un sempliciotto e la Lady pende già dalle mie labbra. Sarà molto facile metterli l'uno contro l'altra. Mi sembrerebbe di insultare la mia intelligenza se perdessi del tempo con loro senza approfittare di questa occasione. E forse, alla fine di questa storia, non sarò io a morire. E grazie a Mr. William Shakespeare, tutti si ricorderanno di Iago. L'idea c'è, ora devo solo giocarmi bene le carte. Poi la notte e l'inferno porteranno alla luce questo piano mostruoso. Raccontatemi. Oh sì, oh, tutto bene, è benissimo. Era di notte, Lady. Ma una gran notte, Lady. Io ero sotto il balcone di Brabanzio e gridavo: al ladro Brabanzio, vostra figlia si sta sposando in segreto con Otello, svegliatevi. E intanto per le vie di Venezia, Lady, si gridava. E intanto per le vie, per le calli di Venezia, la gente grida: guerra, 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 i turchi veleggiano verso Cipro. Bisogna partire per difendere l'isola di Cipro. E il Doge fa convocare tutti i senatori. E al cospetto del Doge. E al cospetto del Doge, Lady, c'è anche Otello. Perché anche Otello? Perché Otello è un uomo valoroso, Lady. È l'unico che conosce le fortificazioni dell'isola. Le conosce meglio di chiunque altro e inoltre tutti i senatori ripongono in lui la massima fiducia. Tutti tranne uno? Certo! Il senatore Brabanzio. Giusto? Sì, e davanti al Doge e a tutti i senatori, Brabanzio. Signori senatori, Serenissimo Doge, io non posso occuparmi di faccende di guerra in questo momento. Questa notte ho perduto la mia unica figlia, Desdemona. Ma è morta? No, 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 Lady. Morta per me. Rapita da un negromante che l'ha ingannata. Oh, no, 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 menzogna, Lady, menzogna. Era un amore innocente. Ed eccolo qui il colpevole. Otello, tu hai ingannato l'anima di mia figlia. Brabanzio si inganna. Desdemona. Desdemona non si sarebbe mai innamorata di un demonio come te. Il nostro è un amore innocente, Brabanzio. Tu hai ingannato il cuore di mia figlia. No. Arrestate questo moro. È vero. Ho portato via la figlia di questo vecchio e l'ho sposata. Brabanzio mi voleva bene.
Spesso mi invitava, mi chiedeva della mia vita e io raccontavo di quando scampai la morte per un soffio durante una tempesta, di quando fui catturato dal mio nemico e venduto come schiavo, di caverne immense, di deserti senza confini, dei cannibali che si mangiano l'un l'altro. E tutto questo Desdemona ascoltava con interesse. Si innamorò di me per i pericoli che io avevo corso, e io l'amai perché ne ebbe pietà. Bravo! Ottima interpretazione, sei bravissimo. Grazie. Un'interpretazione commovente. Oh, sicuro, sicuro. Mi dispiace averla fatta piangere. No, no, è stato bellissimo. Io mi sono perfino dimenticato di avere davanti agli occhi un buffone. Ma quale buffone? Abbiamo qui un attore incredibile. Otello in persona, ecco che ho visto. Otello davanti ai senatori. Ma bravo, bravo, bravo. Beh, è che quando si ha davanti si sta a contatto con il mondo. E che purtroppo dobbiamo andare avanti con la storia, perché Desdemona viene condotta da Brabanzio davanti ai senatori. Vuole che confermi la sua versione. E così Desdemona si trova davanti al doge in persona. Ed è molto impaurita, ma è anche molto decisa a difendere il suo amore. Cosa devo fare? Desdemona? Abbiamo un Otello, ci manca una Desdemona. No, lui è troppo bravo, io non sono all'altezza. Voi siete perfetta. E cosa devo dire? A mio padre devo la vita, il rispetto, l'educazione. Ma questo è mio marito, e come mia madre dedicò tutta la sua vita a mio padre, così io farò con Otello. Portami con te a Cipro. Ti porterò per sempre con me, Desdemona. Attento, Otello. Come ha tradito suo padre, presto tradirà anche te. Desolato di dover interrompere questo quadretto meraviglioso, ma bisogna partire per Cipro. Desdemona è su una nave, Otello è su un'altra, la flotta parte, ma una tempesta la travolge. Ma fortunatamente la tempesta distrugge tutte le navi del nemico turco e le nostre navi, sane e salve, arrivano a Cipro. No, 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 e lì c'è una festa. No, 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 questa va raccontata bene. Chiaro. No, perché fu un'avventura lì. Una vera avventura, sì, 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 sì. Salpia! Salpiamo per l'isola di Cipro, Lady. Io e con me soltanto soldati. Stiamo per andare in guerra, Lady. E infatti, appena preso il largo... Vale turche! In vista! E Otello dice... Ci prepariamo per la battaglia! Sì, la battaglia! Gli altri, io non c'ero mai stato in guerra! E infatti me la facevo sotto dalla paura! E come se non bastasse... Tempesta a babordo! Cielo nero! E vento! E nuvole! E onde! Onde, Lady! Onde sempre più alte! Oh, vai nella vela! Oh, passa la dritta! Il velone! Oh, il velone di maestro! Il carico! Attenzione al carico! Fissa il carico! Il ponte! Fissate il carico! Andiamo a sfasciarci! Manovra al largo! Manovra al largo! Ah, siamo perduti! Andiamo a sfasciarci! Ah, aiuto! Addio figli! Addio moglie! Addio patria! Avrei preferito una morte asciutta, ma all'improvviso
Vittoria! Vittoria! Le vele turche scomparse, le navi turche distrutte come barchette di carta nell'acqua. La tempesta, Lady, in cielo, in mare, era vinta. E allora noi, sospinti da un vento prospero, approdiamo all'isola di Cipro. E Otello ritrova lo sguardo della sua bella Desdemona. Mia giovane guerriera, nel vedervi provo una gioia così piena che mai più mi potrà essere concessa. Ma allora era amore sincero. Sincero, certo, Lady, certo, Desdemona non avrebbe mai, mai e poi mai potuto tradire Otello. Otello, a quanto pare, non la pensava così. Sei stato tu a far credere a Otello che Desdemona lo tradisse con Cassio. Con Cassio? Cassio, Lady. Sì, Lady, il luogotenente di Otello. Cioè? Cioè... Oh, il suo vice, Lady. Sì, il suo più caro amico. E fu molto facile per me ingannarlo, perché Cassio era bello. Era gentile, era simpatico. Cassio ci sapeva fare con le donne. Peccato che in una sola notte distrusse la sua amicizia con Otello. In che modo? In che modo? Le sue menzogne, Lady, ne furono la causa. Dopo la vittoria bisogna festeggiare. No, io non bevo, grazie. Oh, ma che coincidenza fortunata. Neanche Cassio voleva bere all'inizio della festa. Questo renderà tutto molto più interessante. E ora, signori, immaginatevi la festa. I turchi sono sconfitti! Che si accendano i fuochi e si stappino le bottiglie! Un brindisi per Otello! Turco! Ah! Luogotenente! Un brindisi, avanti! No, io non bevo! Dai, non no, facciamo qua sta festa! Su, su, Cassio, su, bravo! E uno! Avanti, per Cipro ancora un sorso e poi un rutto come un orso. Vai. E due. E ora per Venezia. Però non è male. E allora la più bella del mondo. Per lei un sorso e un giro tondo. E tre. Basta. Vai. Cambiato per Cipro e per Venezia. Per Cipro e per Venezia. Evviva Londra, saluti alla Spagna. Ancora un sorso e diventa un vero attaccabrighe. Non sono ubriaca. Sì. Guarda, questa è la mia mano destra e questa è la mia mano destra. Non ho più la sinistra. Buffone, non fare la faccia triste. E in quel momento un mio complice si avvicina. Chi è? Ubriacone! Tu! No! Dimmi! È un complotto, Lady! No! È uno scambio di identità! Oh, grandi! Bravissimi! Perfetto, Cassio! Ottimo complice! Complice io! Però è un peccato, perché la festa è rovinata e ormai... Ed è ancora un più peccato perché Otello è furioso. Questa doveva essere una notte di festa. Iago, chi è il responsabile per tutto questo? Mio signore, non lo so. Fino a poco fa eravamo tutti amici. Cassio? Tu che dici? Qui Cassio cerca di discolparsi. Mi hanno provocato. Iago, racconta un po'. Io preferirei farmi mozzare la lingua piuttosto che parlar male di Cassio. Però forse è vero che il luogotenente questa sera ha bevuto un po' troppo. Ma è altrettanto vero che uno sconosciuto lo ha insultato e lui ha reagito, capisco, ma giustamente, mio signore. La tua onestà ti porta ad attenuare i fatti in favore di Cassio. Cassio, io ti voglio bene, ma da questo momento non sei più il mio luogotenente. Portalo via. Ecco, i Cassio crolla a pezzi. Io non bevo mai. Oh,
Antiluogo tenente, non fate così, su. Ma succede a tutti di ubriacarsi una volta ogni tanto. Sì, sì, sì. Sa cosa facciamo, eh? Domani andiamo da Desdemona e le chiediamo di aiutarvi. Beh, siamo d'accordo? Vedi, buffone? Io mi domando, ma chi può dire che io sono un furfante? I miei consigli sono onesti e logici. I diavoli inducono ai più neri peccati usando la voce di angelo come la tua. Guarda come l'hai conciata, povera Lady. Oh, Billy, no, baciami. No, avvise, Lady, sono... Non fa niente, no, Billy, baciami. Guarda come romantica non è. Insomma, siamo ai piombi, Lady. Oh, Billy, io sarò la tua Desdemona e tu sarai il mio Otello. Sì. E noi staremo insieme fino a che la morte non ci separi. Lady... Lady, avanti, Lady, si riprenda! Ma questa non si riprende più, Iago. Peccato, eh? Peccato per cosa? Ah, lo dico per il tuo talento di attore, che nessuno a parte me potrà più gustare. Lady, dobbiamo farcela, Lady! Avanti! Su, 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 su! Avanti, ce la possiamo fare, Lady. E comunque non è vero. Io diventerò un grande attore, sai. E perfino mia moglie la dovrà smettere di chiamarmi patetico buffone. Avanti, Lady, Lady. Distacco, Lady. Distacco. Sai, gli ubriachi fanno molte cose, ma non mentono mai. E quando lei ti ha guardato in faccia, ha detto: guarda che faccia seria quel buffone. Ecco cosa vedete, un buffone, non un attore. Lady? No, e invece no. È un'altra delle tue menzogne, perché io sono certo che lei mi porterà a Londra come mi ha promesso e mi farà conoscere Mr. William Shakespeare. Avanti, Lady. Le donne... Ah sì? E allora facciamo così. Quando hai finito di mangiare, tu mostrale pure gli inganni di Iago e io le mostrerò la rabbia di Otello. E la mia interpretazione sarà così coinvolgente, così convincente, che Lady Margaret non saprà più se essere Lady Margaret o Desdemona. Mi stai sfidando? Accetti? Io adoro le sfide. Beh, anche a me. Sì, però adesso... Tutto io devo fare. Perdono! Bentornata, Margaret. Continuiamo la storia. Ah, sì, sicuro? Sì, sì. Eravamo arrivati al punto in cui Cassio... Grazie. Oh. Cassio, come previsto, segue il mio consiglio e chiede alla bellissima Desdemona di aiutarlo. E lei, che è sua amica e gli vuole bene, accetta. Dovrà andare da Otello e convincere a perdonare Cassio. Lei sa insistere, Lady, come solo le donne sanno fare? Certo. Bene, 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 bene. Allora ci mostra l'insistenza. Sì, 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 insista, Lady. Io farò Otello, che esce di casa e Desdemona intercede per Cassio. Sì. Insistente, Lady. Insista. Otello, ho appena visto Cassio, il tuo luogotenente. Cassio non è più il mio luogotenente. Lo so, e lui è così triste. E io per lui. Ti prego, chiamalo e perdonalo. Grande. Non oggi, amore mio. E allora quando? Domani? No. Domani mattina? Ho il consiglio di... Domani pomeriggio? Domani sera? Dopodomani? Non fare passare questi giorni, basta, va bene, lo farò. Grazie, hai reso questo giorno il più speciale della mia vita. Quanto ti amo. E quando non ti amerò più, sarà la fine del mondo. Oh, ma questo è romanticissimo!
allora faccia così, Lady, scriva anche questa. E la fine del mondo arriva presto. Infatti, Iago... Mio signore, sbaglio? Ho sentito ancora Desdemona che insisteva per Cassio. Oh sì, lei insisterebbe per chiunque ne avesse bisogno. È un animo gentile. Stavo pensando, quando voi corteggiavate Desdemona, Cassio lo sapeva? Certo, perché me lo domandi? Oh, niente, solo un mio pensiero, signore. Perché ridi, Iago? Perché rido? Sì, perché ridi, cosa hai in mente? Cosa hai in mente, signore? Cosa hai in mente, signore? Iago mi fa l'eco! Cosa hai in mente, Iago? Avanti, parla! Io potrei sbagliare. Dimmi quello che hai in testa, Iago! Signore, voi sapete che vi voglio bene e che Cassio è un uomo onesto. Ma proprio per l'amicizia e l'onestà che ci lega, io devo dirvelo. Questa notte io ho sentito Cassio che parlava nel sonno e diceva: Desdemona, dobbiamo stare attenti, dobbiamo nascondere il nostro amore, dobbiamo rimanere nell'ombra. E intanto... stringeva il cuscino e lo baciava così forte. E poi sento Desdemona che parla ancora di perdonare Cassio. Desdemona. Visto? Bastò una piccola, innocente bugia per far tremare ogni certezza di Otello. Ma perché questa menzogna? Perché? Perché qualcuno diceva che mia moglie mi tradiva con Otello. E io non avrei trovato pace fino a quando non saremmo tornati pari, moglie per moglie. Il caso ha voluto che fu proprio mia moglie a portarmi il fazzoletto che tanto desideravo. E grazie a questo... Iago. Signore? Iago, dimostrami che il mio amore è infedele e che io lo veda con i miei occhi. In caso contrario, sarai tu a subire la mia vendetta. Mio nobile signore, io... Tu l'hai calunniata! E hai messo me alla tortura. Vostra moglie ha un fazzoletto con un fiore ricamato, vero? Sì, sì, fu il mio primo regalo. Potrei sbagliarmi, ma credo di averlo visto in mano a Cassio, oggi stesso. A Cassio? Il luogotenente si stava asciugando la barba con quel fazzoletto. E se fosse così... sarebbe una prova. Chiedete il fazzoletto a vostra moglie. Purtroppo, la bella Desdemona ha perduto il fazzoletto. La sfortuna alle volte, eh? Otello, hai deciso quando perdonare Cassio? Desdemona, portami il fazzoletto. Non l'ho qui con me. No? No. Male. Quel fazzoletto l'aveva regalato mio padre a mia madre come pegno d'amore. Io lo diedi a te. Perderlo, o peggio ancora donarlo, sarebbe terribile. Quanto vorrei non averlo mai visto. L'hai smarrito. Oh, che il cielo mi protegga. Che stai dicendo, Desdemona? Non l'ho smarrito, ma tu hai deciso quando perdonare Cassio. Vattene. Vattene! La gelosia, mia signora, è un mostro dagli occhi verdi che si prende vittima di tutti quelli che gli capitano a tiro. Sorgi, sorgi, o vendetta, dalle oscure profondità della tua grotta, che l'amore
rinunci al suo trono e ceda il posto all'odio. All'odio. All'odio, Lady, all'odio. Il suo odio generò altro odio. E ancora... Perché io non avrei dovuto odiare Otello? Eh? Che ha nominato luogotenente Cassio al posto mio e che si diceva portasse a letto mia moglie! È per questo, Lady, che io ho voluto vendicarmi. E il mio ultimo inganno fu assolutamente perfetto. Quale inganno? Un banale trucchetto, Lady. Un trucco raffinatissimo. Buono soltanto ingannare un uomo semplice come Otello. Studiato nei minimi particolari. Io, Lady, non ci sarei mai cascato. Posso saperlo anch'io? Ma certo, siamo qui per quello. Ricorda il fazzoletto, Lady? Il piano era questo. Io lascio cadere il fazzoletto nella camera di Cassio. Poi invito il luogotenente a venire sotto le mura di Cipro. Nel frattempo dico ad Otello di nascondersi dietro ad una colonna. Lui vuole una prova che sua moglie lo tradisce? Ebbene, questa notte l'avrà. Faccio credere ad Otello che parleremo di Desdemona. Invece noi parleremo di Bianca. Chi è Bianca? Oh, è solo una ragazzetta innamorata di Cassio. Lui la sfrutta per lavare il pavimento per terra, farsi preparare la cena, ma in realtà lui la detesta, Lady. Ecco, lei sa che cos'è il disprezzo? Certo. Benissimo, allora questo è il momento di farci vedere il disprezzo. Immagini di essere Cassio. Mio buon Cassio, ricordatevi di insistere con la bella Desdemona. Certo, se dipendesse da Bianca sarebbe tutta un'altra faccenda, vero? Quella poveretta. Io non ho mai visto una più innamorata di voi. Poverina, poverina, quella è cotta. Pende dalle mie labbra. Beh, guardate che va in giro a dire che la sposerete. Quella sciacquetta? Sì. È lei che si illude che io la sposi. Pensa che l'altro giorno mi si è attaccata al collo davanti a tutti e gridava: "Ah, oh, Cassio, amore mio!" Non ho dovuto staccarla con un calcio. Ma veramente? Davanti a tutti che ridevano. Mio buon Iago. Sì? In confidenza. Sì? Quella è buona solo per svolgere qualche piccola incombenza. Oh. E che tipo di incombenza? Hai capito? E dimmelo. Non me lo faccia dire. Insomma, lei fa tutto quello che io le chiedo. Mi pulisce i pavimenti. Prepara da mangiare qualsiasi cosa. Oh, a me basta regalarle qualcosa, come questo fazzoletto che mi piace tanto. Grazie. Alvise! No, Lady, non si preoccupi. Non è Alvise che sviene, è Otello. Bah! Sempre così, Lady. Ogni volta che Otello immaginava i tradimenti di Desdemona, sveniva. Che tristezza. Ah, non me ne parli. Quella povera ragazza aveva sposato un uomo che non sapeva trattenere i suoi più istinti animaleschi. Che angoscia. No, allora, una cosa va detta, non ci sono più gli uomini. No, un momento. Otello era un uomo valoroso e comunque chiunque sarebbe svenuto davanti a una prova di un tradimento così, insomma. Lady Margaret. È venuto il momento di mostrarci la paura. La stessa paura che provò la bella Desdemona davanti ad Otello. Mio buon Otello. Cassio. Desdemona. Hai dunque deciso quando... perdonare Cassio? Pazza. Perché, mio dolce bello? Demonio! Chi sei tu? La vostra moglie fedele. Giuralo. Lo giuro. Menzogna. Tu sei falsa come l'inferno. Come sarei falsa? In che modo? E sei così bella.
Io vorrei che tu non fossi mai nata. Ma che peccato ho commesso? Me lo chiedi? Saperlo, sì. Me lo chiedi? Tu mi hai tradito. No. No? Lo neghi? Con tutta me stessa. Allora scusa. Ti avevo scambiata per una furba veneziana che accalappiò e sedusse Otello. Vai via. Vai via. Iago. Sì, mio signore. Da questo momento tu sei il mio luogotenente. E voglio che entro 3 giorni Cassio sia morto. Consideratelo già fatto. Signore, non farete del male a Desdemona, vero? Sia dannata, anche lei. Bravissimo! Grazie. Ma che intensità, ragazzi, ma questo è un attore serio! Oh, ma è meglio dell'Otello vero! Bravo, bravo, bravo! Grazie. Io sono sicuro che anche lei la pensa così. È che io non oso adesso andare a chiedere ben mal, sai? Ci penso io. Stai qui, stai qui. Visto, Margaret, un Otello meraviglioso. Pare purtroppo che si sia montato un po' la testa, però. Adesso vuole che sua moglie reciti in questa tragedia. Chi? Quel marinaio di sua moglie, io l'ho vista. E lei cosa ne pensa, Lady? Giusto il buffone può fare. Oh, ma come, scusi, solo un buffone? Certo. Non un attore? Con quel corpo rozzo e tozzo, buono solo per rotolarsi nel fango. Ah, beh... E poi io non ho mai visto niente di così peloso in vita mia. Ecco, per questo potremmo rimediare. Iago, io me ne intendo di attori, mi credo. Ma su questo non c'è dubbio. Ma vabbè, se vogliamo fare ridere la gente, allora... Ah, quella scimmia è il buffone perfetto. Invece il nostro avviso com'era? No, un'interpretazione commovente. Mister Shakespeare ne rimarrà entusiasta. Ah, commovente... L'inganno è compiuto. I destini di Otello e del nostro buffone si fondono in un unico, inevitabile finale. E pensare che era già tutto scritto nelle trame di questo fazzoletto. Avete detto
le vostre preghiere? Sì. Se vi ricordate di qualche peccato, chiedete subito perdono. Che intendi dire? Non voglio uccidere un'anima impreparata. Mi fai paura se parli così. Pensa alle tue menzogne. Se amare è peccato, allora sono colpevole. È per questo tu muori. La morte che uccide per amore è una morte contro natura. È ora. No, amore mio. È ora. Il tempo di un assolutamente commovente. Io adoro il teatro. Lady! Mi piacerebbe molto rimanere, ma devo andare. Qualcuno dovrà pur raccontare questa storia a Mr. Shakespeare. A Mr. Shakespeare. Si parli di me. Per quello che sono, come un uomo che amò dissennatamente, ma con tutto il cuore, un uomo che quando conobbe la gelosia ne fu talmente travolto da togliersi la vita. Io non sono Otello. Io sono soltanto un buffone.
Grazie.